Quando i banchieri si agitano per il contagio, di norma è possibile che sia un contagio finanziario. Ben ritrovato all'interno di questo canale, come al solito l'invito è quello di iscriverti per rimanere aggiornato. Le banche cinesi, le grandi banche nazionali della Cina hanno avuto l'ennesimo crollo in borsa, ovviamente. Le azioni delle banche ad Hong Kong e nella Commercial Bank of China e nella China Construction Bank, due dei maggiori finanziatori del paese, due delle più grandi banche del paese, sono entrambe diminuite del valore azionario 10% in 10 giorni. Ma andiamo con calma, facciamo un passo per volta. Il circolo vizioso è sempre lo stesso. Se ho un negozio chiuso e non riesco a vendere e ho un prestito da dover rimborsare alla banca, non riuscirò a pagare le rate. Le banche non incasseranno le rate che gli dovevo pagare. E di conseguenza aumenteranno i crediti in sofferenza, i crediti che le banche non riescono ad incassare. Quindi le banche andranno in difficoltà. Tecnicamente è sempre questo il flusso. Ma diciamo che se fosse solo questo il problema, sarebbe anche risolvibile. Basterebbe una moratoria, no? Come quelle che succedono in periodi, no, di un terremoto. La banca ti dice per un anno blocco del pagamento delle rate, oppure mi paghi solo gli interessi, una piccola parte. Ma il problema non si limita solo a questo. Secondo S&P Global Rating, i prestiti in sofferenza, i debiti che famiglie e aziende non riescono a pagare, potrebbero triplicarsi a causa del coronavirus. Ripeto, se le rate venissero, quelle che non riesci a pagare, spalmate successivamente a 12 mesi, il problema si potrebbe risolvere. Ma quello che in molti fanno fatica, o meglio, fanno finta di non capire, è che il denaro, appena viene prodotto, creato, ok, rappresenta un debito. Il denaro viene prodotto dalle banche centrali e dalle banche commerciali come sotto forma di finanziamento. Quello lì è nuovo denaro, ma quel denaro lì lo devi restituire perché appena creato, fresco, te lo danno, ti compare sull'home banking, lo devi restituire. È un debito, non c'è cazzo da fare, è un debito. Il denaro fresco è debito, a meno che qualcuno non si alzi la mattina e te lo abbuoni, ti dice guarda, abbiamo scherzato, non c'è bisogno che me lo restituisci. Ma la vedo difficile ad oggi. Inietto, drogo il mercato stampando denaro, ma il denaro creato è creato a debito, non a credito, e il debito deve essere restituito. Prima o poi i nodi vengono al pettine. Ora è questo quello che vive la Cina, quello che vivono le banche cinesi e quello che vivono gli americani, quello che vive l'Europa a tassi zero. Vuoi denaro? Te lo regaliamo. Tasso zero. Prendi, compra denaro, compra denaro. Perché in fin dei conti le banche che fanno? Vendono denaro. E anni e anni di eccessiva crescita del credito, debito, dipende dai punti di vista, hanno creato una montagna di debiti. Aziende e famiglie che alla prima volata di vento, un evento imprevisto, la salute, la produzione che cala, qualsiasi cosa, non riusciranno a pagarlo ed entreranno in difficoltà. Ripeto, le grandi banche nazionali cinesi, ti ho già dato i nominativi. Nei primi 10 giorni, insomma dal 20 di gennaio, da quando è stato annunciato questo coronavirus da parte del governo cinese, hanno perso 10 punti percentuali in borsa. Ma molte piccole banche cinesi, devi sapere che hanno raggiunto un livello di non ritorno in cui il 40% dei soldi che hanno prestato in questo momento non vedono rimborsarlo, non lo vedono indietro, non lo vedono restituito. Giusto per fare qualche esempio, leggo direttamente i nomi delle banche. Nel 2019 i finanziatori delle banche piccole, regionali, come Boasheng Bank, credo che si pronunci così, ed Hengfeng Bank, hanno richiesto salvataggi governativi. Insomma, tutto il mondo è paese, dall'Italia alla Germania, in qualsiasi parte del mondo. Altre banche hanno richiesto interventi governativi, magari l'acquisizione di una banca con un'altra banca a prezzi di saldo in stile Popolare di Vicenza e Veneto Banca a 1 euro, ve lo ricordate, no? Secondo la ricerca di Morgan Stanley, la banca che si chiama Kuoning Rural Commercial Bank, Morgan Stanley potrete andarla a trovare sul web e io insomma mi spingo a leggere così come viene scritto, questa banca che ha proprio sede in queste città, in queste 3 province, è il fulcro, diciamo, delle sue attività è proprio su queste 3 province,
subirà la più grande pressione, il più grande rischio sull'interesse netto, cioè sul guadagno che porterà a casa. Le stime e i nomi delle banche che ti ho nominato in questo video sono pubblici e ufficiali di, diciamo, società di rating o di altre banche americane o europee che puoi trovare sul web. Insomma, concludiamo il discorso sempre sul solito tema. L'attuale sistema bancario, così com'è, non funziona. L'attuale sistema economico, così com'è, non funziona. E prima o poi i rischi arriveranno qui in Europa. E sto parlando delle banche europee. Non sto solo parlando dell'ultima banca popolare di Bari, la Carige. Banca delle Marche, non solo più sulle piccole banche. Quindi fate attenzione, ragazzi. E come al solito, l'invito per rimanere informati su questi temi è quello di iscriverti su questo canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.